benvenuti al saggio musicale della classe di flauto della sezione G e della classe di pianoforte della sezione B. Salve a tutti, grazie di essere venuti. Abbiamo una scaletta bella, bella piena. Nel frattempo facciamo un applauso per Sesta Meo che sta montando tutto. Abbiamo aggiunto un brano così all'improvviso perché c'è stato uno scambio di mail tra Elena e Giovanni Allevi e Allevi le ha riscritto la parte mandandole una parte per flauto e quindi era una buona occasione per suonarla in pubblico. Ah, il brano si chiama Born to Fly.
Voi state qui a godervi lo spettacolo, lì dietro c'è una tragedia in atto a base di prof, paura, ansia. Adesso c'è un momento speciale perché, come avete potuto leggere dal programma, stasera scopriremo la vera identità di Liberato, che suonerà insieme a Matteo Giordano tra i B-Song. Salutare tutti, ringraziare tutti, ringraziare la professoressa Masciandaro che per quanto alta non riesco a individuare, eccola, professoressa Francesca Masciandaro, la collega di flauto della G. Diciamo che un po' da sempre cerco di abbattere le barriere, il mio strumento, il mio alunno, la mia sezione, cerco di intendere l'indirizzo musicale come un tutt'uno. Ragazzi si commentano da soli, sono la prova del lavoro svolto nel triennio, dalle esecuzioni più semplici e a volte incerte degli alunni di prima alla performance di Sara, che ci dà il senso di quanto possano crescere musicalmente e professionalmente i ragazzi guidati dai nostri insegnanti nel corso del triennio. Devo dire che ho apprezzato particolarmente quest'anno più degli altri anni la capacità di interagire con strumenti e con colleghi di altri corsi, perché questo dà il senso ai nostri alunni che, al di là della passione per la musica e per lo strumento che si studia e si suona, il bello di suonare insieme, di accordare le note con i compagni, di trovare una sintonia, li educa anche, oltre che alla disciplina dello studio, alla capacità di stare insieme e di condividere con gli amici, con i compagni di un triennio, le proprie esperienze e le proprie passioni.